Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa undicesima parte di DMC Devil May Cry per PS3. In questa parte andiamo a fare la missione numero 11, l'Ordine. E niente, abbiamo già potenziato gli Aquila a fine parte scorsa, abbiamo preso un paio di abilità e adesso andiamo a testarlo direttamente sul campo. In questo episodio, in questa missione, abbiamo da trovare una chiave, una porta segreta, quindi una missione secondaria e sette anime smarrite. Adesso in realtà abbiamo tutte le armi disponibili, quindi in realtà nessun percorso ci dovrebbe essere precluso, ma comunque stanno a trovare tutti i passaggi, quindi cerchiamo di fare le cose con calma e farle bene. Non sono ancora dentro, devo raggiungerli per primo. Oh, cazzarola. Allora, esattamente, per equipaggiare gli Aquila prendi sinistra. Ok, dunque. Sono questi. Sono utili perché? Perché bloccano i nemici. Soprattutto quando sono più potenziati. Bloccano un sacco di nemici e ti permettono di fare delle combo strafighe. Ok. Guardate che bello. Poi. Aspetta, qua non mi sarei dovuto far colpire. Ok. Tra l'altro qua. Guarda che figata. Li raduna. E questa è una gran figata. Per poi magari seccarli malamente così. O fare un colpo caricato mentre loro sono fermi in balia dei nostri colpi e fare un sacco di danni. È molto figa quest'arma, molto molto figa. Infatti penso che la utilizzeremo molto. Non utilizzeremo penso praticamente Tu più chi sei, l'Osiris stronzo? come arma angelica perché non ha senso. Il macellatore, che cazzo. Occhio alle motoseghe, occhio, occhio. Dobbiamo colpirgli il basso ventre. E questo è molto forte. Ok, levati. Bene, con questa abilità gli facciamo un bel po' di danni. Penso. Ok. L'abbiamo fatto incazzare. In questo momento non gli facciamo un cazzo, quindi stiamo molto con gli amici. Anche tu hai un'abilità simile alla mia. Togliti, bastardo. Ma ti facciamo danno o no? Ah no, te lo facciamo lo stesso danno. Sì. È solo che ti sei infuriato malamente. Ah, buono, buono, buono. Ma solo per capire, no? Bene. Questo è figo perché con gli Aquila possiamo tipo tenere impegnato alcuni nemici e nel frattempo concentrarci sugli altri. Non è affatto male questa cosa. Torniamo a prendere l'Arbiter, che mi piace un sacco. Oh, che devastation! Ok, tu sei fermo lì e nel frattempo faccio quello gli altri. Non male come tattica. Ci sta alla grandissima. Bene. Ok, infatti. Dannazione, anche loro stanno Dobbiamo andare entrando lì. lassù. E tra l'altro ci fanno vedere esattamente quello che vi dicevo a fine parte scorsa o inizio di questa. Non ricordo già più, mamma mia, che memoria. Quei portelli che si possono aprire a distanza. E lo potremo poi fare facendo il bel trekking anche in altri livelli già passati. In questo modo. Vedete? Esattamente così. Abbiamo già visto delle sezioni simili. E non le potevamo aprire Dove purtroppo. siete, Adesso sì. ragazzi? Ok, adesso dobbiamo trovare Virgil e Kat. Perché sono. Dobbiamo trovarli prima che li trovino i nostri avversari. Ok, dunque, qua abbiamo una statua. Possiamo rompere il divano? Peccato, no. Allora, qua sfondiamo questo. Very good. La polizia da lontano, Ok, qua apriamo questo portale angelico. Bene. Tensione. Stavo per cadere di sotto e non dovevo farlo. Sicuramente devo prendere anche da sotto, ma prima vorrei andare qua, se possibile, perché qua abbiamo una stella demoniaca piccola, penso piccola, a giudicare dalle dimensioni, e degli orb rossi. E adesso effettivamente possiamo scendere sotto e penso ci sarà un po' di. Ah! Quanto tempo che non trovavamo un'anima nascosta, Parecchio, Bene. E adesso qua, se non ricordo male, c'è una sezione Ehi, non facile, riesci a non sentirmi? facile. Gas, dove sei? Allora, adesso, da quale parte? Potremmo andare o giù di qua o da questa parte.
Cerchiamo di esaminare il tutto. Non vorrei perdermi qualcosa in giro. Ah, ma da qua dove siamo arrivati? Testa di minchia. Testa di minchia. Di qua. Di qua. Non c'era alternativa. È un corridoio, cazzo. Un lungo corridoio. Ok. Orb rossi, come se non vi fossero domani. Un altro portale da rompere. Ma sento vociferare. Non è che c'è un'anima nascosta. So che le tinte di questo tipo non è che aiutano molto a individuare le anime nascoste. Oh, I graffiti attenzione, un mi tengono macellatore. lontano. Bel Ok, e lavoro, Kat. quindi loro più di là non possono andare perché Kat e Virgil hanno creato una sorta di sigillo. Ma devo comunque fare fuori questi tizi se voglio Ehi, andare da avanti e questa parte, trovarli. uomo sega! Uomo sega? Togliti, togliti! Ok. Stiamo molto attenti. Loro in realtà potrebbero essere anche seccati male da... Ok, esattamente da lui. Oh, attenzione! Lui si era un attimo in barriera dei nostri colpi, non l'abbiamo visto, potevamo fargli un po' più danno. Togliti, madò! Madò! Ok, colpiscilo. Savage. Si sta incazzando sempre di più, eh! Si sta incazzando sempre di più! E dobbiamo stare attenti, attenti, togliti, Madonna che... Vabbè, direi che allora possiamo farlo fuori, col demone. E recuperiamo anche un po' di vita, porca Eva. Allora, aspetta, ce ne sono due... Oh no, mica che combo però. Andate e ritorno, sì, questa... Ah no, aspetta, questa è un'altra abilità. L'attacco andate e ritorno di Aquila è perfetto per mantenere i nemici sospesi in aria. Aspetta. Bastardo figlio di puttana. Ok. Direi di concentrarci su un nemico per volta. Ok. Togliti, togliti, togliti. Bastardo, tu ti concentri su uno e ti colpisce l'altro. Aspetta che qua c'è qualcosa per curarsi un attimo. In realtà. Ok, ce n'è anche un altro qua giù. Ma vaffanculo. Sto cercando di sopravvivere. Me lo concedete? Ok. Perfetto. Questo. E vai. E adesso fammi dare un po' di cazzottoni alla mignotta. Ok. Converrebbe fare fuori subito lei, se riusciamo. Attenzione. Tanto l'altro è andato. Smettila. Ok. Ah, possiamo infrangere. Perfetto. Il suo scudo lo possiamo infrangere anche con gli Aquila. Quindi va benissimo. Ok, vieni di qua tu. Devo farti fuori. È stata un po' più complicata del previsto questa parte. Questa ondata. Anche perché l'energia non era tantissima e mi hanno colpito un paio di volte di troppo e non è stato per niente. Ma vaffanculo. Sì, così. Ma no. Forse quando è incazzato così non lo posso agganciare. E non lo posso agganciare, però lo posso seccare male. Ok. Perfetto. Caspita. Ok. Ora dovremmo passare di qua. Noi vediamo quello che sta succedendo nel mondo reale. Cioè, queste sono le persone nel mondo reale. Noi però non possiamo interagire con loro perché siamo nel limbo. Abbiamo visto un Cosa ti ho detto? portale che si apriva tipo da qualche parte. Però non vedo nessun punto per agganciarsi. Quindi suppongo che devo andare avanti. Suppongo che debba andare avanti, minchia l'italiano, eh? Ok. Beach is near. Pure. Questa è la SWAT che si sta facendo strada. E noi dobbiamo arrivare prima, se possibile. Ok, lassù. C'è un portale. Che però, come lo prendiamo? Ah, tra l'altro qua prendiamo questa anima nascosta, che poi è nascosta neanche tanto, perché insomma, si vedeva ampiamente. You can save her. Ok, non la possiamo salvare. Questo lo dici tu. Ok. Togliti. Dobbiamo. Conviene fare fuori subito questi qua. Questi figli di puttana angelici. Togliti. Ok, vabbè. E se impicchiassimo un po' le mani senza stare a fare troppo tatticismo? Potrebbe essere una buona idea, sai? Ok.
Muoviti! Cazzo, questa l'ho sentita male. Questa l'ho proprio sentita male. Ok. E sono bastati di questi perché hanno lo scudo e quindi subito non li possiamo fare fuori. Ok. Vieni qua e muori. E muori, che c'è una staltite davanti e non vedo niente. Bene. Ottimo. Adesso, dove si passa? Dove si passa? Tieni premuto L2 e più cerchio e rilascialo per lanciare aquila verso piante rampicanti. Ah, rilancio in automatico. Molto, molto bello. Interessante tutto ciò. Su di là c'è qualcosa? No, non c'è nulla, vero? Ok, siamo aperti il passaggio e possiamo proseguire. Ah, madonna però! Madonna però! È un tormento unico, non si finisce mai. Gesù. Basta. Certo, mi sa che qua tra poco una stella vitale piccola ce la potremo anche utilizzare. Perché non siamo messi benissimo. Oh, aspetta. Muori. Ok. Oh, togliti tu, cazzarola. Non ho schivato in tempo. Vieni a fare fuori subito questi. In realtà poi loro vengono danneggiati anche da dalle bombe che lanciano questi tizi. Quindi in realtà se noi stessimo attenti potrebbe essere un'arma a doppio taglio per loro. Cioè potremmo lasciarli in vita. Il problema è che oggi non mi sento particolarmente skillato e quindi forse è meglio non cercarsi rogne. Ok. Oh oh. E via. Fuori dalle palle. Ok, questo dovrebbe... Lo doveva colpire e interrompere la combo. Perché non l'ha fatto, mi chiedo io. Vabbè. Facciamogli fuori. Abbiamo il demone e utilizziamolo. Vaffanculo. Ottimo. Dicevo, oggi non mi sento particolarmente skillato. E quindi... Si vede che sto facendo proprio fatica. Sto facendo proprio fatica. Va bene. C'è altro qua? Non mi sembra. Quindi possiamo procedere. Andiamo avanti. Questa missione qua è anche, oltre che lunga, è anche abbastanza complicata. Adesso c'è un bivio. Qua c'è un trivio, neanche un bivio. Eh sì. Aspetta un attimo. Qua no escape. Ok, questo era un vicolo cieco. Ouch! Questo posto è infestato. Porca puttana. Aspetta, facciamolo fuori questo. Ok. E vai. Minchia che ondata. Un nemico c'era. Comunque questo è servito perché qua abbiamo trovato un anima nascosto. E sono tre in questo episodio. 3 su 7. Ora noi potremmo andare adesso, se riesco a capire dove sono, o di qua o di là. Non lo so. Non lo so. È un po' contorta questa parte di stage. Di qua non si capisce un cazzo, se non il fatto che c'è un'anima nascosta. Il gioco veramente sul punto di vista tecnico pecca tantissimo. È divertente da giocare, ma tecnicamente fa... Non diciamo che fa schifo, ma è molto rivedibile. Molto rivedibile. Ok. Qua stiamo andando dalla parte giusta. Forse ci saremmo ricongiunti. Vedo una statua qua. E quindi immagino che sia la parte giusta. E quindi forse conviene andare a vedere prima dall'altra parte se c'è qualcos'altro, eh. Giusto per levarci ogni cacchio di sfizio. Allora. Ok, questa strada viene sbarrata. E ci saranno dei nemici da qualche parte. Li sento. Però, ok. Che cazzo di dedalo questo stage. Ok, basterebbe prestare un po' attenzione a dove uno cavolo va, eh. Poi in realtà non sarebbe complicato. Ok. Cannot hide. Non possiamo nasconderci. Ok, forse qua troviamo una missione secondaria. Ok. Nascondiamo. Dobbiamo trovare ancora una chiave. Qua. Orb rossi. Ah, qua c'è un'anima nascosta. E tanto le stiamo trovando, eh. Sono, 5 su 7. Non male. Non male. E qua... Ok. Intricato il tutto. Sento respirare.
affannosamente. C'è un'altra anima da qualche parte, ma non la vedo. Forse, qua facciamo fuori i ragni, forse è appesa da qualche parte. Eccola qua, e sono sei. E cazzo, mo per una non la troviamo. Dai, sarebbe vergognoso. Ok. Ah, aspetta. Qua abbiamo la porta da andare a fare, per andare a fare la missione secondaria. E direi di andarla a fare. E poi non so se dobbiamo tornare tutto indietro adesso. No, non ho la chiave di rame. Minchia però, Madonna, ma sono così scarso che non trovo queste chiavi. Ok, qua nulla. E allora dobbiamo tornare tutto indietro dall'altra parte. Perché qua era sostanzialmente un lungo vicolo cieco. Ok, allora torniamo dall'altra parte. Bene, siamo di nuovo qui. Sì, ma in realtà noi potremmo anche comprare una stella. Adesso io, fammi vedere. Oggetti, ho tre stelle pigre. Beh, cazzo, potrei anche comprare qualcosa, Facciamo una cosa. Tanto sti orbi rossi non li spendiamo mai, no? Compriamo qualcosa. Tra l'altro ogni volta che compriamo un oggetto, quello successivo costa sempre di più. Facciamo così, ok? E prendiamo una stella vitale piccola. Così ci siamo un attimo ristabiliti, perché non eravamo messi benissimo, Qua, una stella demoniaca. Sì, stella Devil Trigger piccola, insomma, quella che ripristina il Devil Trigger, sostanzialmente. La stella demoniaca, via. In Devil May Cry classico. E qua, ok. La SWAT sta continuando a fare danni. Oh, cazzo. Togliti. Non mi sono levato in tempo. Mi ha fatto tanto male. Tanto male. Ok. Dai, ok. Sono riuscito a parare il colpo, per fortuna. Dai, attacca tu da lontano. Così io evito il colpo. E tanto secchi i nemici. Cioè, i miei nemici, i tuoi alleati. Ok. Attacca. Sì, buono. Teniamo la distanza, va. Finché riusciamo. Ok. Che tanto questa abilità qua è potente, perché lo attacchiamo da lontano. L'abbiamo più seccato male. Caspita. È buona perché fa un sacco di danni e tira i nemici lontani. Quindi sono figate. La musica metalleggiante qua spacca di brutto, Cos'è stato? Tanto non c'è tregua. C'è un combattimento dietro l'altro. No, questi no. Perché stai sorridendo? Porca Eva, questi sono folti, cazzo, sono folti. Visto? Usano questi specie di passaggi intradimensionali per sparire e apparirci tipo alle spalle con agguati mortiferi. Ma noi sappiamo il suo gioco, e quindi sappiamo il suo gioco, e quindi eviteremo con destrezza i suoi attacchi. Tra l'altro è uno spadaccino, quindi noi sarebbe interessante combatterlo con la spada, in modo da avere un combattimento alla pari. E questa mi ha fatto male. Ok, dove cazzo vuoi? Dove cazzo vai? Quando sentiamo il sibilo, vuol dire che ci sta per attaccare, ma non lo vedo. Ok, lassù c'è l'ultima anima. Come la raggiungo quell'ultima anima? Bella domanda. Mi ricordo che quando ho finito il gioco al 100%, stavo cercando di recuperare tutte le anime, e questa qua mi aveva creato non pochi problemi, perché non mi ricordo più come si prende. Non mi ricordo più come si prende. C'è qualche cosa da sbloccare. Non vedo nulla. Non vedo nulla. A meno che non si passi poi da dietro. Ah, ma forse si passa. Forse mi ricordo. Si passa da dietro qua, da sopra. Gat. Mi pare. Adesso vediamo. Gat. Dante. Sono qui. Non so cosa fare. Dov'è Virgil? Non lo so. Probabilmente nella stanza dei server. L'ottagono. Ma forse è intrappolato nel limbo. Come andiamo da lui? Non lo so, sono intrappolata. Posso fare qualcosa dal limbo per farti fuggire? Pensa! Forse c'è un modo. Ti guido io. Che parte adrenalinica. Pensavo durasse ancora in realtà. Però direi che va bene così. Mister, quanti combattimenti. Poi è stata veramente tosta. Sarà che oggi non mi sento particolarmente forte, e quindi me la sono resa più complicata del dovuto io la situazione. Però comunque non è stata facile. E però abbiamo
No, andava presa prima quell'anima allora, da qualche parte. Oggetti usati, vabbè, pazienza. Va bene, va bene. 2 punti abilità, 3 punti abilità. Molto bene. Allora c'è una cosa, missione successiva. Negozio. E andiamo a potenziare gli Aquila. Perché questi, averli di un livello alto serve. E quindi direi di andare avanti a potenziare questi. Il tornado. Tornado. Non è male. Non è male questa abilità. E poi abbiamo Big Slick. Sì, no, potenziamo queste abilità, quelle che usiamo, insomma, tendenzialmente di continuo, no? Questa è Scaramuccia. Ok, quella aerea. Va bene, prendiamo queste. Così abbiamo potenziato un pochino anche gli Aquila e ce li abbiamo leggermente più, insomma, più atti, insomma, a ciò che dobbiamo fare adesso. E niente, questa parte finisce qui. Nella prossima parte andremo a fare la missione numero 12, sotto assedio, quindi immagino sarà un'altra parte bella tosta, però a giudicare da quello che vediamo sulla destra, cioè 0 chiavi, 0 porte segrete, 0 anime smarrite, ho idea che sia o una parte abbastanza scriptata, quindi in cui non dovremmo fare nulla di che, se non appunto seguire gli avvenimenti della storia, oppure una sezione, una parte con una boss fight. Potrebbe essere una delle due opzioni. Vedremo. Chi vivrà vedrà. Però a giudicare da quello che vedo di fianco, quindi 0 chiavi, 0 porte segrete, 0 anime. Però a giudicare da quello che vedo lì di fianco a destra, cioè 0 chiavi, 0 porte segrete, 0 anime smarrite, gli scenari possibili nella seconda, nella 12. Pff. Gli scenari possibili nella 12ª missione possono essere. Gli scenari possibili che si dipanano davanti ai nostri occhi sono sostanzialmente due: o una missione scriptata, in cui non ci sono combattimenti e dove dobbiamo solo seguire gli avvenimenti della storia, oppure una parte con una boss fight. Ma onestamente non mi ricordo, quindi potrei dire l'una o l'altra e tirare a indovinare. Facciamo una cosa, facciamo che interrompiamo qua questa parte e lo scopriamo nel prossimo episodio. Facciamo così. Io niente, come sempre vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Noi ci salutiamo, ci vediamo domani con la 12ª parte di DMC Devil May Cry per PS3. Quindi, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!